terza vittoria consecutiva sui tre incontri disputati in questo campionato di Serie D di pallavolo maschile. Questa volta il Città di Nicosia ha battuto in casa con un netto 3-0 l'ex capolista del girone C, la Volley Agira. Non è stato un incontro facile, come il risultato potrebbe far intendere. I ragazzi del coach Franco Corsale hanno faticato in tutti e tre i set, 25-21, 25-20 e 25-18, dimostrando concentrazione e forza di carattere per riuscire a superare i quotati avversari. Con questa vittoria il Città di Nicosia balza ad 8 punti e prende la testa della classifica del girone C di Serie D. E sabato prossimo si troverà di fronte in un altro derby molto sentito, lo Sporting Club Leonforte, che in attesa di incontrare questa domenica il Modica, attualmente ha 2 punti in classifica.